Sì, ottava edizione del Gusto del Pollino, che nasce nel 2016 su un'idea appunto mia e dell'amministrazione comunale attuale di voler coinvolgere le attività economiche e quindi gli operatori economici e gli operatori turistici appunto che si occupano della promozione territoriale e quindi anche dell'enogastronomia locale, improntati sulla castagna e i funghi, che sono un po' i prodotti tipici che caratterizzano la comunità di Viggianello e tutto il Pollino. Quella manifestazione andò subito bene, è cresciuta negli anni e quindi ormai è diventata una tappa fissa per la comunità di Viggianello, appunto perché ci sono degli ottimi risultati con grande partecipazione. Promuovere i prodotti tipici e valorizzare il centro storico, questo è l'obiettivo del Gusto del Pollino, che si pone come fulcro del turismo extraregionale. Sì, noi quest'anno lo abbiamo differenziato leggermente rispetto agli altri anni. L'anfiteatro Ennio Morricone è sempre scenario di diverse iniziative, grandi concerti, ma anche appunto dell'iniziativa dei mercatini. Quest'anno lo abbiamo riportato sul corso appunto per dare una maggiore centralità al centro storico, che rappresenta il fulcro dell'azione turistica del territorio. Tra l'altro proprio quest'area sarà oggetto di investimento importante di 2 milioni di euro dello Skybike, Waterland Skybike, questo filo sospeso su cui pedalare in bici, avverrà proprio qui. Abbiamo affidato i lavori, ora stiamo attendendo la progettazione esecutiva da parte della ditta per poi iniziare i lavori. Però per restare nella domanda, appunto, il centro storico rappresenta il fulcro, il cuore dell'attività turistica locale, infatti la maggior parte delle strutture ricettive sono improntate qui, e seppur i borghi, i centri storici soffrono lo spopolamento, anche il nostro, particolarmente il nostro, siccome si sono sviluppate poi le aree più comode, diciamo, da raggiungere e da vivere, il centro storico ha patito negli anni e continua a patire questo fenomeno di spopolamento, quindi va supportato con investimenti particolari, ma io mi auguro che ci sia un'attenzione anche da parte del governo della regione affinché si capisca che i centri storici nell'area interna vanno sostenuti. Come sostenerle? Io proporrei una detassazione totale per chi vive all'interno dei centri storici, così da renderli anche più accessibili, ma soprattutto anche più attraenti, una sorta di zona franca. Secondo me è una norma su cui bisognerebbe iniziare a lavorare. Fare rete nel territorio nell'era del digitale, dove la destagionalizzazione ben si sposa con la promozione di eventi culturali ed enogastronomici. Nell'era del digitale è importante la destagionalizzazione ed è anche un po' più semplice, perché i social ci permettono di arrivare un po' ovunque e quindi la digitalizzazione aiuta, io dico, in tanti aspetti la pubblica amministrazione, ovviamente ne bisogna saper fare un buon uso. La digitalizzazione ha aiutato tanto e ci ha semplificato la vita, ma l'ha semplificata, se vogliamo restare nel settore turistico, anche al semplice operatore turistico, alla struttura ricettiva. Immaginiamo a come lavoravano le strutture ricettive 20 anni fa e come lavorano più facilmente oggi. La maggior parte delle presenze turistiche sono quasi tutte altre regioni, ovviamente la fa la padrona è la Puglia, il turista pugliese è qui a casa propria, il Pollino è un po' la montagna, diciamo, della Puglia. E già da anni c'è un settore turistico viggianellese che offre appunto una offerta turistica importante alla regione Puglia, ovviamente viene colta positivamente e quindi questo è un modo di lavorare che da anni, diciamo, ha ottimi risultati. Viggianello tra i borghi più belli d'Italia, onore ed onere per un sindaco ed un'amministrazione giovane. Per un sindaco giovane pesa ed è soprattutto un orgoglio. Pesa la responsabilità di dover mantenere e custodire un territorio straordinario che abbiamo, che ci è stato lasciato e che dobbiamo provare a rendere migliore e da offrire ai nostri figli. Deve essere quello il messaggio importante che la politica deve lanciare e che deve fare proprio. Il Gusto del Pollino, pur se all'ottava edizione, ha subito negli anni lo stop causa pandemia e ancora il Covid ha condizionato la partenza della manifestazione. Infatti rinviato il concerto di Mimmo Cavallaro, che per la serata di apertura è risultato positivo al Covid-19, rinviando il concerto a fine ottobre. Mercatini, musica popolare, tra cultura e tradizione danno appuntamento per ancora altre date.
questi weekend di mercatini, che ricordo i mercatini dureranno tutti i weekend da oggi fino al 12 novembre, incluso 28, 29, 30, 31 e 1 novembre, appunto per il ponte di Ogni Santi. Quindi ci saranno diverse giornate da vivere nella nostra comunità e sul Pollino. Oggi abbiamo più di 600 posti letto, sono aumentati nel tempo le strutture ricettive, sono nati molti B&B, gli alberghi continuano ad investire e continuano a lavorare, dal castello che rappresenta un po' il fiore all'occhiello della nostra comunità fino ad arrivare a tutte le case vacanze, gli affittacamere, alberghi importanti anche di 120 posti, di 80 posti, quindi c'è un'offerta turistica importante che riusciamo a dare ai nostri visitatori, che ovviamente poi è in rete con tutti gli operatori turistici, dal singolo bar all'attività che di prodotti tipici e souvenir.